Ciao ragazzi, eccoci qui, finalmente è arrivato. È È arrivato! arrivato Babbo Natale! Esatto, e ha portato un bel Regalino, ma invece di essere rosso è Mini 4, finalmente è arrivato. L'hanno sfornato ed ora vedremo come funzionerà. Se avrà tanti problemi come quello di prima oppure no, vediamo, lo vedremo insieme. Intanto facciamo un'anticipazione, il fatto che abbia la nuova app, non skill, Esatto. la nuova app Broadlink, magari questo hanno aggiunto delle cose, hanno sistemato un po' di cosette, lo vedremo durante il video. Comunque noi vi ricordiamo, prima di tutto, di iscrivervi al canale Instagram, se non l'avete già fatto, e iscrivetevi poi al canale YouTube e ricordatevi di attivare la campanella in modo tale da non perdere tutti i video che noi pubblichiamo. Ma ora io direi che prima del Broadly, prima di Instagram, prima dell'iscrizione, prima di tutto c'è la nostra Sigla! sigla! Allora, l'unboxing è molto veloce perché non è che ci abbiano messo tante più cose rispetto al precedente, quindi lo facciamo così al volo. Aprendo la confezione troviamo il Broadlink, che è molto più compatto del precedente. Nella parte posteriore troviamo sempre il tasto di reset e quello per l'alimentazione e la pellicolina che speriamo dopo dia più soddisfazione del precedente. Prendo sotto, cosa Cosa troviamo? c'è? Il manuale di istruzioni in ostrogoto, no, che In cos'è? English. Tutto in English, What's American Boy. Il cavetto. Il cavetto, che naturalmente non c'è l'alimentatore, ma prendete uno, quello dei cellulari piuttosto che, e questa specie di bottone tappo che sicuramente andrà montato Fissarlo. sotto. Perché giustamente cosa hanno pensato? Se voi dovete fissare il Broadlink alla parete, perché magari è in un punto particolare per comandare il climatizzatore e il televisore, collegate prima questo mettendo dentro due fisher, due viti, e lo attaccate al muro e poi il tutto, ta-da, lo mettete al Broadlink in modo tale che potete comandare tutto quello che volete nella condizione più favorevole possibile. Ma adesso, fatto l'unboxing, vediamo di capire come funziona. Allora, per prima cosa, vediamo la parte più libidinosa del video. Oh, questa ha dato più soddisfazione rispetto alla precedente. Bravi, bravi quelli del Broadlink che hanno messo una pellicola più soddisfacente. Anche questa, veramente bella. Io già solo per questo vi consiglio di comprarlo, eh? Allora, tornando seri, trovate nella confezione, come dicevamo prima, il Broadlink e il cavetto. A questo punto, come ci è stato chiesto anche da un utente, vi basterà prendere un caricabatterie così, da questa parte 220, da questa USB. Poi che sia del cellulare piuttosto che, vedete voi, noi abbiamo trovato questo e utilizziamo questo. Però, per coloro che magari non lo hanno a casa e lo vogliono acquistare, qui sotto nell'info box metteremo un link per poter acquistare un carica 220 USB universale in modo tale che siete a posto anche su quello. Collegate l'USB e nella parte posteriore andiamo ad inserire l'USB, mini USB. Fatto questo, lo colleghiamo all'alimentazione. Adesso il mio assistente collegherà l'alimentazione e vedremo che cosa succede. Si è accesa la luce, il LED blu. E questa è la prima fase, era la più semplice. Adesso procediamo e vediamo come poterlo far funzionare. Lo abbineremo a un televisore come prima prova, poi più avanti lo abbineremo ad altri prodotti. Passiamo sul cellulare. Allora, come diceva Miki prima, hanno implementato per fortuna una loro app. Quindi cercate sull'Apple Store o sul Play Store in questo caso, Broadlink. Potete anche scannerizzare il QR code che trovate sulle istruzioni e vi riporterà semplicemente al sito della Broadlink e scaricare l'app da lì. Non cambia nulla. Voi dovete scaricare Broadlink Universal Remote. Andiamo a scaricarlo e installarlo. Ci rivediamo quando ha finito. Bene ragazzi, scaricata l'app, ci troviamo una schermata di benvenuto, ci dà possibilità di vedere velocemente le funzionalità di questa app. A questo punto noi facciamo un bello skip e
e passiamo subito alla configurazione dell'app. Vi ricordiamo che stiamo facendo in diretta praticamente quella che è la configurazione, quindi vi facciamo vedere tutte le difficoltà che si potrebbero incontrare, almeno per noi. Poi magari voi siete più sgamati e andate via lisci come l'olio. Specifichiamo anche che io, qui a casa mia, non avevo il vecchio Broadlink Rmini 3, quindi sto andando a fare proprio una configurazione da zero. Altrimenti, quando entrerete nell'app Broadlink, basterà inserire le credenziali che avevate su IHC4EU e vi ritroverete quello che avevate già impostato. Andiamo avanti. Italia, diamo l'ok in alto a destra. Non è supportata la lingua italiana, quindi tra il cinese e l'inglese direi di selezionare il cinese. Yes. Allora mi raccomando, selezionate il cinese, perché sennò in inglese non capite niente. Il cinese è molto più semplice. Allora, a questo punto noi non abbiamo un account, quindi segna app in basso. Ci piace tutto, la informativa, privacy, quel che l'è, facciamo un bel continuo. Inseriamo il nostro indirizzo mail e diamo un bel next. Esce scritto che mi hanno inviato un codice di verifica all'indirizzo mail. Inserite il codice che vi arriva via mail e vi inventate una password a piacimento. Registration success. Ha funzionato. A questo punto ci chiede di riselezionare lo stato. Sempre in Italia stiamo. Un po' più nel dettaglio a Milano. Benissimo. Welcome home, my home, Italy Milano. Quindi start to use. Eccoci nella schermata principale. Importante, accendete il televisore, deve essere acceso, prima di iniziare la configurazione e l'aggiunta di un nuovo device. Quindi clicchiamo Add device. Ci dice di verificare la connessione a 2,4 GHz. Clicchiamo Start Adding. Ora fa una ricerca di device. Perfetto, ci chiede di connetterlo con il nostro Wi-Fi. Inserite la vostra password e fate partire la connessione. Partiamo bene, ragazzi. Prima tentativo di connessione al Wi-Fi fallito. Vediamo un po'. Clicchiamo su Continue. Refer to the manual power on device and make sure the LED indicator is in the state of intermittent slow flashing. Ci dice di verificare che sul Broadlink la luce lampeggi. Nel nostro caso lampeggia. Secondo, when the above step has been done, tap continue to connect your phone to the device first. Ok, lampeggia, quindi clicchiamo su continue. Ora sta connettendo il cellulare al device. Benissimo, speriamo. Il telefono è connesso al device. Facciamo continua. Selezioniamo il nostro Wi-Fi. Abbiamo selezionato la nostra rete. Inseriamo la password e connettiamo. Concediamo i permessi che ci chiede. Ok, ora con questo giro tramite il cellulare risulta connessa alla rete. Possiamo finalmente aggiungere la stanza in cui si trova il Broadlink. Noi selezioniamo la living room. Il nome al Broadlink qui suggerisce Universal Remote, ma noi lo sostituiamo con la scritta italiana controllo remoto e salviamo. Ok, ora andiamo ad utilizzare il device. Ci dice che non ci sono dispositivi collegati. Clicchiamo su Add Appliance. Scegliamo cosa vogliamo connettere. Nel nostro caso ci interessa il TV. Allora, noi dobbiamo selezionare il televisore Panasonic. Ci dà tre opzioni. La prima opzione la andiamo a testare, test option 1. Ci dice di fare la prova con i tasti sul cellulare. Andiamo ad alzare il volume. Funziona. Quindi it works well.
Congratulations, the remote for your uplands has been added successfully. In cinese? Quindi clicchiamo su continue, è andata bene. Ci richiede ancora... Ah, dove si trova il device? L'apparecchio, in living room, sempre perfetto. Ora diamo il nome al dispositivo che vogliamo controllare. Qui è importante dare un nome in cui Alexa non si andrà a confondere poi. Noi lo chiamiamo Tele. Salviamo. Benissimo. Passiamo all'app Alexa. Cerchiamo di connetterlo per poterlo utilizzare tramite comandi vocali. Prima cosa in assoluto, andiamo nel menu a tendina, selezioniamo skill e giochi. Facciamo un cerca e cerchiamo IHC. Questa è l'unica skill da dover scaricare, IHC for EU. Clicchiamo, l'abilitiamo all'uso. Ok, diamo la conferma, facciamo next. Ci richiede le credenziali con cui ci siamo connessi con l'app di Broadlink. Diamo ok. Perfetto, è già stata collegata con successo. Quindi torniamo nell'app. Qui già in automatico ci dice di cercare i dispositivi. Facciamo e gli diamo il tempo di ricercarli. Come avete potuto vedere, non ha trovato nulla, però ci è arrivata l'indicazione che comunque ha trovato, vabbè, 7 dispositivi nuovi Alexa. Quindi andiamo a vedere se tra questi ha trovato anche Tele. Eccolo qui, infatti, cliccando su Tele ce l'ha trovato. Era successo anche con l'RM Mini 3 questo. Stanno sistemando probabilmente un po' di cose anche col nuovo Broadlink. Non è uscito anche questo purtroppo perfetto già dalla fabbrica, piano piano sistemeranno le cose. Quindi ci dice che è un televisore connesso tramite Broadlink. A questo punto proviamo a fare delle prove. Alexa, aumenta volume. Alexa, Tele aumenta volume 5. Alexa, Tele cambia canale. Alexa, canale indietro. Alexa, muto. Alexa, spegni TV. Allora ragazzi, come avete visto, la configurazione è avvenuta, abbiamo avuto i soliti problemi di collegamento eccetera eccetera. Traendo un po' di somme, abbiamo smanettato un po' nell'app e siamo rimasti un po' delusi. Tutto Tech, cosa ne pensi della nuova app Broadlink? No, non ci siamo. Perché? O meglio, ci sono le funzioni base, quelle ve le garantiscono, però non si possono per esempio creare le scene, cosa fondamentale. Non si possono creare le scene? E come mai questa cosa? Specificando ancora di più, Marco, le scene ci sono, però ti fa creare le scene solo di accensione e spegnimento. Poi per esempio, quei bei tastini dei tempi di pressione tra un tasto e l'altro, 0,5, un secondo e quant'altro, non ci sono. Detto questo, cosa ti senti di suggerire a Broadlink? Ma sicuramente mi sento, se per caso guardano questo video, premesso questo, cosa impossibile, cioè secondo me non ci guardano, però vabbè, non si sa mai, noi lo diciamo. Allora, sicuramente aggiungere tutte le funzionalità che aveva la vecchia app, la IHC, magari mettere anche la lingua italiana, perché non tutti masticano l'inglese. Sistemare anche i server, visto che ogni tanto ci troviamo tutti quanti offline o ci sono vari problemi, visto che comunque loro hanno un fuso orario diverso e magari quando fanno loro gli aggiornamenti a noi cade tutto, ma perché loro stanno bloccando i server. E poi una cosa che ci hanno chiesto in tanti e che abbiamo riscontrato anche noi a casa tua, Marco, quando abbiamo configurato il Mini 4, il tempo di pressione del tasto. Per esempio, il tuo televisore ne è un esempio palese. Per poter accendere la TV di Marco bisogna tenere premuto per un secondo, due, tenere premuto il tasto del telecomando. Se mettessero anche la funzione della pressione, di quanto tempo devo tenere premuto il tasto, non sarebbe male. Tutto Tech, che voto dai a Broadlink RM Mini 4?
Voto tutto Tech 6, perché comunque ti garantisce le funzioni di base ed è un prodotto che sicuramente ha delle grossissime potenzialità, ma che comunque vanno sviluppate, perché gli utenti che hanno acquistato questo prodotto si aspettano un po' di più. Ringraziamo TuttoTech delle risposte che ci ha fornito e un saluto a tutti voi ragazzi. Ciao! Ragazzi, il video si conclude qui. E vi ricordo che qui sotto nell'info box ci sono i link di dove poter acquistare i prodotti che vi abbiamo presentato, che comunque riteniamo utili da poter utilizzare con Alexa. E al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao Marco!